Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia morning routine di questa estate 2022. Allora, io ogni mattina puntualmente mi sveglio alle 7, al massimo 7 e un quarto già sono fuori dal letto. Vado in bagno e comincio la mia skincare. Quest'estate, visto il caldo, ho limitato tantissimo i prodotti, quindi uso un detergente che poi passo sul viso con il Foreo e crema idratante per il viso e contorno occhi. Infine chiudo tutto con una protezione solare perché essenzialissima protezione solare anche così come in estate anche in inverno e quella non deve mai mancare. Questa sono io che vi faccio la scema. Subito dopo la skincare corro in cucina e mi faccio un bel caffè. Non ho subito fame, quindi non faccio subito colazione. Oggi mi faccio questo qua che è al cocco. Andiamo proprio easy e andiamo di tazzona. Se il caffè è in preparazione, prepariamo il cappuccino schiumato. Se c'è un modo in cui amo prendere il caffè la mattina è appunto col latte schiumato, anche se solitamente lo prendo anche semplice, e poi mi metto in giardino a bere in tranquillità con i miei gatti, in mezzo alla natura, eccetera. Questo qua di Prozis, che è bevanda vegetale, vi giuro, è una bomba. Cioè, guardate qua. In direttissima abbiamo Alice, che anche lei sta prendendo caffè schiumato con arancino. Buongiorno Alice. Io la mia mattina continua rispondendo ai messaggi della sera prima, guardando i social e coccolando i miei due gatti perché sono stati fuori tutta la notte, magari ora si meritano qualche coccola in più. E poi entro in casa e la prima cosa che faccio è aprire tutte le finestre perché deve arieggiare tutto. Sono esattamente le 9:30, io sveglia dalle 7:15. Vabbè, mi sono alzata a quell'ora e ora è giunto il momento di fare la vera colazione. L'ho preparata ieri sera, se mi ricordo vi lascio la clip col procedimento, in ogni caso lo trovate sempre su Instagram perché lì pubblico le mie ricette e quello che faccio ogni giorno, bla bla bla. E niente, vado a mangiare, sto morendo. Ed eccoci qua. Questa è in assoluto la mia colazione preferita di questa estate 2022, velocissima da preparare, fresca, super buona e bilanciata. Praticamente è una bowl di yogurt, fiocchi di avena e semi di chia. Sopra ho messo uno strato di protein flan, questo qui di Prozis, vi ricordo il codice DAMAGE10 se volete acquistare sul sito di Prozis, e poi della granella di arachidi, sempre di Prozis. Vi giuro, è la fine del mondo, è buonissima. A questo punto comincia letteralmente la mia giornata, dopo questa bella colazione che appunto ho finito da sola e tantissima e sazia anche fino a pranzo. Mi dedico alle piccole quotidiane faccende domestiche quali pulire il pavimento, mettere in ordine, sistemare, passare disinfettante, sgrassatore e tutto.
e poi nella seconda parte della mattina mi dedico all'approfondimento di argomenti che mi sono tanto interessati durante lo studio per la certificazione da personal trainer. In questo caso, in questa giornata, stavo studiando l'ATP e la produzione di energia. Qualche oretta dedicata allo studio e poi mi cambio per andare in palestra. Vado a ora di pranzo perché quello è l'orario per me più comodo, perché appunto non trovo troppa gente in sala e posso allenarmi tranquillamente. Cioè, allora, oggi fanno 40 gradi almeno. Io sono già fradicia, non so chi me l'ha fatto fare a mettermi i leggings lunghi. Vabbè, evitiamo, sono già in ritardo perché è l'una, di solito alle 12:30 sono già in palestra. Mi volevo fare vedere la mia nuova scoperta dell'estate, l'ho scoperto tramite una ragazza in palestra, ovvero questo. È una, cioè, si dovrebbe chiamare in teoria pettiness, qualcosa del genere, e serve per legare i capelli in maniera super carina. Ora vi faccio vedere come si fa, e questo permette di averli sempre in ordine, nonostante magari siano da lavare. Cioè, io la sto amando, ce l'ho da qualche giorno e la svolta la vita. Infatti ora ci andrò in palestra. Allora, di solito faccio, raccolgo i capelli così, faccio una sorta di come si chiama? Chignon, li chiudo, prendo un pettine, lo infilo tra i capelli e, tenendo la ciocca con l'altra mano, infilo l'altro pettine, sistemo un po'. Voilà. Metto tutto nel mio borsone Protis e andiamo. Eccoci, oggi sono con Barbie qua. Che alleniamo oggi? Total body. Tutto dal body, io pure. Oggi faccio gambe, dorso. Vai. Andiamo. Attualmente, prima di ogni mia sessione di allenamento, sono per me obbligatori 10-15 minuti di mobilità. Qua c'era un mio amico che mi salutava. E essenziali per l'elasticità di articolazioni quali ginocchio, caviglia e anca. E altrimenti mi verrebbe davvero impossibile potermi dedicare allo sforzo sotto allenamento come vorrei. In questo particolare giorno ho fatto il richiamo gambe, in particolare focus glutei, in cui il primo esercizio era un multiarticolare pesante e poi un esercizio accessorio portato a cedimento. Successivamente sono passata al dorso con il primo esercizio che amo in assoluto, ovvero il rematore. Quel giorno ho potuto fare tutte le ripetizioni con un carico abbastanza alto per me. Dopodiché sono passata al pulley e alle trazioni con elastico. Bella, che bestia! Pochi esercizi ma buoni. A fine sessione di allenamento, ovviamente, faccio sempre un piccolo circuito di addominali. Qua ci siamo io e Giada, che facciamo una piccola lezione di posing, una sorta di check, perché ci vedevamo particolarmente bene. Spero che la mia morning routine vi sia piaciuta, vi prometto che vi porterò video molto più spesso. Se vi va di supportarmi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Un bacino!